Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti. Io sono Francesca Giagnori di everydaycoffee.it e oggi spacchetteremo una cosa molto interessante: la lavatrice per i pennelli. Allora, di fatto questo qui è uno dei prodotti che arriveranno presto da Sephora Italia, che io ho avuto la possibilità di vedere in anteprima per le varie anteprime natalizie, e appena ho visto il suo funzionamento è stato subito amore, anche perché ho una quantità spropositata di pennelli e pulirli uno per uno ogni giorno è un pochino stancante, tant'è che lì sulla mia toilette c'è una distesa di pennelli sporchi, lezzi, come si dice qua in Toscana. Sono veramente sudici, fanno schifo, e quindi ero davvero curiosa di provare questo prodottino, ma scartiamolo insieme. Qui subito all'apertura abbiamo due make up brush cleanser, cioè due detergenti per i pennelli. Poi ci ritroviamo subito una specie di apparecchio per i pennelli stessi. Meno male ci sono le pile, no, avevo paura di dover ricaricare, altrimenti avevo paura di ricaricare la batteria. Allora, quindi il marchingegno per i pennelli va a pile. Questo strano oggettino penso che vada, sì esatto, che vada messo qua dentro. Vabbè, poi mi leggo bene le istruzioni. Allora, vediamo poi questo. C'è il libretto delle istruzioni, favoloso, bene, e buttiamolo via, come tutti i libretti delle... I disastri. Allora, ci ritroviamo la sfera magica. Prendiamo il libretto delle istruzioni per evitare di fare disastri. Direi che è abbastanza semplice da capire. Allora, insomma, anche per una poeraccia come me. Tanto dice, vabbè, di mettere in questo marchingegno due pile AAA. Questo qui sostanzialmente è un adattatore per il pennello, ma io sinceramente non riesco a capire. Ora vediamo. Intanto spacchettiamo la nostra lavatrice, di fatto. Ah, ecco, va bene. La nostra lavatrice conteneva tutti gli adattatori per le varie misure di pennelli, in maniera tale che anche il gigantesco pennello di Real Technique lo posso lavare qua dentro. Vediamo adesso come si monta. Allora, questi qui sono tutti gli adattatorini per bellini dei pennelli. Ce n'è uno. Sono 8 adattatori per i pennelli di varie misure e di vari, come dire, formati. Inoltre su ciascun adattatore c'è il numerino del diametro del pennello a cui è adattabile. Il coperchio della lavatrice si deve mettere qua sopra, va bene. E poi questa piccola piattaforma serve per metterci tutti i vari adattatori. Praticamente dovrebbe risultare così montato: cioè la bacinella con il coperchio, la piattaforma di plastica con i vari adattatori in silicone e la bacchetta che servirà poi per il nostro pennello. Prendiamo quindi i nostri pennelli e vediamo se effettivamente funziona questo marchingegno. Si diceva che ne avevo giusto 2 o 3, vero? Sì. Allora, prima di tutto le istruzioni ci dicono che dobbiamo vedere che tipo di trucco c'è sopra il pennello stesso, se è un trucco waterproof oppure è solubile in acqua. Nel mio caso si tratta comunque sempre di ombretti solubili in acqua, quindi non ci dovrebbero essere problemi. A seconda del tipo di trucco bisogna scegliere il detergente adatto a quel tipo di trucco. Perciò, allora, mettiamo nella nostra bacinella il detergente in dotazione. Dato che ce l'hanno dato, noi lo vogliamo provare. Allora, la quantità minima è tipo 4 ml. Noi andiamo un pochino in occhio, ci basiamo anche... Ah sì, questo qui 10 ml. Diciamo più o meno metà.
diciamo più o meno tutto. Versiamo un po' d'acqua all'interno della nostra lavatrice. Direi che così è sufficiente. Allora vado a prendere il pennellone di Real Technique che vi dicevo prima. Direi di prendere l'adattatore in silicone, la nostra bacchettina a cui si deve appiccicare questo, questo pezzettino di plastica, e poi infilarlo qua dentro l'adattatore di silicone. Allora, procediamo quindi a bagnare il nostro pennello. Facciamo penetrare bene l'acqua e il detergente all'interno delle setole. Ho paura di fare qualche guaio. L'acqua sporca! Spingiamo. Oddio! E facciamo asciugare! Che figata! Che figata pazzesca! E un po'? Ah, ci dovremmo essere, oddio! È pulitissimo! Che figata! Ah, vediamo, facciamo una prova su un pezzettino di carta. Cartigenica, è notare. È pulito! No, un altro troppo divertente. Allora, qui ho usato il blush, evidentemente. Ad agitare per benino il pennello dentro la lavatrice, tirarlo su per farlo asciugare. Direi che anche con questo ci siamo. Ed è asciuttissimo, che figata! Direi che la lavatrice per i pennelli di Steel Pro è promossa a pieni voti. È davvero la svolta e penso la utilizzerò tantissimissimo. Anche perché, ok, sì, io ho tanti pennelli per ad esempio dei makeup artist o comunque delle persone che davvero lavorano con il makeup, possono utilizzare questo strumento nel migliore dei modi, anche perché servono loro una maggior quantità di pennelli e in minor tempo possibile. E questo qui penso sia il metodo più veloce per il lavaggio e l'asciugatura dei pennelli, quindi super iper promosso. Il montaggio è veramente semplicissimo e a prova di scatta, come la sottoscritta, e anche la velocità con cui si riesce a montare sul supporto di silicone il pennello, con cui si riesce a utilizzare anche la bacchetta che vibra, è veramente fantastico ed è qualcosa di estremamente veloce e estremamente istintivo anche. Quindi spero davvero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se è stato così, lasciatemi un thumbs up a questo video e iscrivetevi al mio canale per non perdervi futuri aggiornamenti. Fatemi sapere all'interno dei commenti cosa pensate di questa fantastica lavatrice di pennelli, e fatemi sapere anche se vi piacciono altri video di questo genere. Sappiate che trovate tutte quante le info all'interno dell'info box, soprattutto per quanto riguarda il post relativo alla lavatrice dei pennelli Steel Pro, e tutti quanti i miei social come Facebook e Instagram. Io vi mando un grandissimo bacio e mi dedico alla pulizia dei pennelli con questa nuova lavatrice. Ciao ciao! Guardate questo come sporco! Diventerai pulitissimo!